siamo qui per manifestare tutto il nostro dissenso contro l'eradicazione degli ulivi, questa situazione, questo piano Silletti assurdo che insomma prevede l'eradicazione senza una giusta causa. La cosa più assurda è poi l'eradicazione entro 100 metri del, diciamo, del raggio attorno alla pianta presumibilmente malata. L'ulivo è la nostra storia, quindi non può passare inosservata questa situazione, e questa manifestazione appunto è organizzata per questo motivo, questa manifestazione pacifica. Allora grazie innanzitutto a tutti voi ciclisti salentini che siete venuti qua a manifestare la nostra vicinanza a questo territorio che verrà probabilmente, per questo piano scellerato che viene dal governo, verrà desertificata completamente. C'è l'idea di abbattere tutti i nostri olivi, con l'idea che questa malattia, che è stata poco studiata peraltro, studiata solamente allo IAM di Bari, c'è un monopolio da parte dell'Università di Bari su questa malattia, sulle analisi su questi alberi, si è deciso che una fascia di 20 km che va da un mare all'altro e che entrerà poi per altri 40 km fino a Oria, sarà colpita da eradicazione, ovvero nel momento in cui un solo albero è stato, si presumerà sia stato colpito dalla xylella, per il raggio di 100 metri, quindi 3 ettari e 14, verranno eradicati completamente. Abbiamo lanciato questa idea e io ritengo che tutti indistintamente siamo organizzatori di questa manifestazione. Noi abbiamo avuto adesione da parte di tante società, abbiamo Santona, Cetrepuzzi, Campi, Sandro Boccia che subito ha sposato l'iniziativa, Lorenzo Perrone, io adesso Lunando Popo, mi fate un applauso a questo personaggio che non canta, cioè ne sa cantare quando ci sono da dire delle cose, a differenza di tanti altri che nascondono la testa sotto la sabbia. Allora, io mi auguro che sia una passeggiata bella ma spedita, perché andremo piuttosto veloci, ecco perché l'abbiamo riservata ai soli biker. Abbiamo anche le squadre giovanissime, sia di San Pietro, Brindisi, Stracittati, di Casarano, loro faranno un tragitto a parte con i nostri istruttori. Dobbiamo farli preoccupare e soprattutto vergognare di fronte a tutto il mondo. Allora, popolo degli ulivi, buongiorno a tutti. Siamo qui tutti per la stessa causa, quindi poi chi ama la bici ama la natura, quindi a maggior ragione è un binomio imprescindibile. Salviamo gli ulivi perché la xylella si può combattere con le buone pratiche e non con l'eradicazione, quindi siamo tutti a favore di non eradicare, non serve a nulla. A maggior ragione quelli sani. Io non so cosa dire, vi ringrazio e portate, diciamo, questo messaggio in giro per gli altri comuni, Torchiarollo c'è. Grazie a tutti. Siamo affezionati ai nostri ulivi e forse lo sport, molti di noi non sono agricoltori, però forse questo sport ci ha insegnato che le nostre campagne, i nostri ulivi
oltre a far parte di un'economia trainante della nostra regione, rappresentano anche la nostra identità. E ripeto, la difesa degli olivi è anche una la difesa dell'identità di questa terra, delle nostre radici, ma anche un altro fatto fondamentale. Credono di prenderci per i fondelli, di prenderci in giro. Ormai tutti sanno che gli ulivi non stanno morendo, sono malati. Ma se uno ha la bronchite e va dal dottore, il dottore dice no, ti devo ammazzare perché ha la bronchite, non vuoi che mi tiri uno scalfo, dottore? Dice dottore, ma c'è sta dici? Il problema è che sta uccidendo i familiari dei vostri. E infatti, per un albero secco non ne vai a uccidere altri 100, 200, 300. Allora noi vogliamo una cosa, che innanzitutto questi medici, dottori, scienziati, sedicenti, baresi se ne tornino a casa loro. E visto che comunque tutto si gioca nel Salento, vogliamo che la politica molli gli ormeggi, se ne vadano a quel paese e che la scienza vera torni ad occuparsi di questo fenomeno, che non chiamiamo xylella, è un disseccamento. Però chi ha studiato la storia sa benissimo che gli ulivi da sempre seccano. E da sempre i contadini trovano rimedi per non farli seccare. I peggiori nemici degli ulivi sono i funghi. E se voi considerate il fatto che negli ultimi 4-5 anni d'estate ha piovuto tantissimo, capirete benissimo anche voi che la pioggia d'estate è un vettore di questi batteri, di questi funghi. Questo non lo deve dire un biker o un cantante, ma un cittadino lo può dire. E dobbiamo pretendere che i nostri politici, io vengo da Trepuzzi e purtroppo sapete benissimo anche voi che a Trepuzzi si stanno compiendo i gesti più vergognosi. L'anno scorso hanno tagliato 200 alberi con la promessa che si sarebbero ripresi e non è vero, perché tagliando gli alberi non risolvi il problema, gli alberi non vanno tagliati, vanno curati. Quindi grazie ancora a voi, ma soprattutto grazie a Toscarolo. Perché proprio nel momento in cui tutta questa lotta stava scemando, stava andando a disperdersi, proprio da Torchiarolo è ripartita la battaglia per la difesa degli ulivi. Quindi grazie a Torchiarolo, un comune, un paese che ha fatto della campagna, degli ulivi, ma anche del vino, comunque di tutte le risorse agrarie, una ricchezza, ed è a questo esempio a cui tutti dobbiamo mirare. Grazie ancora e continuiamo a pedalare. Grazie Nando. Adesso tappa Lorenzo Perrone, Trepuzzi. Lorenzo Perrone ci porterà a Trepuzzi. Tutti ulivi, tutti i biker salentini! Buongiorno! Vedi che tra poco passano, penso, 100 ciclisti che stiamo manifestando per gli ulivi. Questo è quello che sta succedendo a Trepuzzi, anche oggi che è domenica, stanno tagliando là dietro, ci sono le ruspe. Noi siamo qua, si sente l'aria che si respira, è un'aria al veleno. Oltre a toglierci il paesaggio ci stanno avvelenando l'aria, la terra e l'acqua, non avremo più che mangiare, non sapremo cosa fare, è tutto per un batterio che non è scientificamente provato. Questo batterio non sono state fatte le analisi, non sappiamo se è il patogeno che dissecca gli ulivi. Abbiamo una ricerca chiusa, i ricercatori sono praticamente soltanto quelli baresi, chiunque si avvicini alla ricerca viene cacciato. Se un proprietario vuole fare le analisi di sua in libertà, di sua spontanea volontà, non può farlo per decreto, è illegale. Quindi noi praticamente secondo lo Stato dobbiamo subire, abbassando la testa, quello che loro ci dicono.
ma sicuramente io, così come spero tutto il Salento, non deve abbassare la testa, e anzi la testa la devono alzare, devono venire nelle campagne e occuparle, devono salire sugli alberi, perché gli alberi non sono soltanto, l'ulivo non è una pianta, l'ulivo è la storia, è la cultura, l'ulivo siamo noi. Grazie, un applauso a Trepuzzi! Intanto voglio riprendere tutti i bambini, ragazzi, e MTB Casalano, Strade Città di San Pietro, sulle mani! E non toccate gli... Ulivi! Aurora! Io credo che gli alberi, per certa gente, io sono di Casalano, quindi non sono di questo posto qua, ma mi rendo conto che li sento miei, perché il Salento è mio, perché noi siamo del Salento. Gli alberi vanno curati come vanno curate le persone se si ammalano non vanno ammazzate, e questo è il simbolo che dobbiamo dare, questo è l'esempio, e questo scempio che vediamo qua è una cosa vergognosa. Grazie a tutti. Io un grazie e un applauso ve lo chiederei a tutti coloro che hanno aderito a questa manifestazione: Brindisi, Erchi, Ostuni, Casalano, Melissano, Ragale, Surbo, Sandonaci, Cellino, Torchiarolo e, se me ne dimentico qualcuno mi scusi, San Pancrazio Salentino. Questo a dimostrazione che il popolo dei biker è solidale, perché quando diciamo Salento non diciamo un paese qualsiasi, diciamo un paesone grande che è il tacco d'Italia e che ci abbraccia tutti quanti. Un applauso a tutti.